Vigilia di Napoli-Inter, conferenza stampa di Benitez qui a Castelvolturno. Per quanto riguarda la formazione del Napoli, bisogna valutare come al solito fino all'ultimo secondo per, in questi giorni ovviamente, per Reina, quindi c'è il dubbio Reina-Raphael, tra i pali difesa Maggio ovviamente gioca, sinistra dovrebbe esserci la conferma di Armero, anche se Revelier comunque è disponibile ed è pronto, coppia centrale Albiol gioca sempre, Fernandez e Britos sono in ballottaggio per l'altra maglia. Poi a centrocampo anche qui 3 per 2 maglie come sempre, perché non si sa ancora se Berami recupera. Hiller questa dovrebbe farla visto che non ha giocato titolare l'ultima con l'Arsenal, quindi Hiller sicuramente, e se sta bene Berami altrimenti Gemali che ha anche qualche piccola chance di poter giocare trequartista, ma Pandev dovrebbe recuperare, quindi Pandev alle spalle di Higuain con Mertens e Callejon dovrebbero essere loro dall'inizio. Insigne questa volta dovrebbe ancora come con l'Arsenal subentrare. Per quanto riguarda l'Inter, Mazzarri 3-5-1-1, davanti ad Handanovic dovrebbe esserci il terzetto con Campagnaro, Rolando e Jesus, quindi potrebbe esserci la possibilità di avere due ex Campagnaro oltre Rolando come terzetto difensivo. A centrocampo Jonathan e Zanetti e Nagatomo sono gli esterni, ha recuperato il giapponese, quindi ci sarà lui. Zanetti partirà probabilmente dalla panchina, potrebbe giocare in uno dei tre di centrocampo se non vorrà rischiare un centrocampo con Kovacic e Guarin, Mezzeali e Cambiasso centrale, oppure Kovacic e Alvarez, Mezzeali, Guarin alle spalle dell'unica punta Palacio. Questo dovrebbe essere lo schieramento, vedremo se Mazzarri cambierà qualche cosa, ma di solito ha giocato così nelle ultime gare. Per quanto riguarda il Napoli abbiamo detto quali sono i dubbi, che non ha sciolto ovviamente Benitez in conferenza, dove ha parlato però di tanti altri aspetti, soprattutto tornando ad alcuni aspetti molto importanti emersi nella gara con l'Arsenal. Ascoltiamo Benitez. Mister, già hai detto dell'intensità straordinaria che c'è stata con l'Arsenal, la speranza è che ci possa essere sempre qualche cosa di simile, però sappiamo che più poi la qualità tecnica dei giocatori e l'organizzazione di gioco ti possono dare la continuità dei risultati. Sulla tecnica aspettiamo il mercato, se arrivano giocatori per integrare l'organico. Sull'organizzazione che segnali hai avuto? Cioè la squadra che è riuscita a gestire meglio la fase di transizione, ha lasciato praticamente nessuna palla gol all'Arsenal. Questa crescita è determinata solo dal fatto che ci ha messo l'intensità che ci ha messo, o qualche cosa si è aggiustato rispetto a quello che non funzionava? No, a livello tattico il lavoro era più o meno lo stesso. Ha cambiato in questa partita l'atteggiamento di tutti, che eravamo tutti 100% concentrati, perché sappiamo che era l'altra squadra, una squadra di un livello tecnico fortissimo e non possiamo fare errori. E credo che questa, come ho detto prima, l'altra volta, queste due domande, questa è l'idea nostra, avere una squadra che ogni partita può fare lo stesso, con la stessa intensità, con la stessa attenzione, ma non è facile, sappiamo, per questo la Liga, il campionato, sono 9 mesi che mantenere il livello non è facile, e quando si gioca una partita di Coppa, una partita, un campionato così corto, è sempre più facile. L'idea, chiaramente, ripetere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro l'Arsenal. È una partita importante perché sappiamo che se vinciamo la distanza con l'Inter sarà un po' più lunga, così credo che è fondamentale per noi, perché sappiamo che siamo vicino e se vinciamo loro saranno un po' più lontano e vediamo dove arriviamo dopo, ma soprattutto per questo. Sappiamo che non è facile avere questa intensità ogni partita, ma chiaramente questa è un po' l'idea, provare a mantenere questo ritmo. Non solo nella partita di Champions, non solo nella partita con le squadre del massimo livello, sino in tutte le partite. Sì, questa è la chiave per essere una squadra che vince di più, no? Noi sappiamo che questa sarà una partita difficile, con una squadra forte, una squadra fisicamente forte, che hanno intensità, che hanno qualità, che hanno giocatori bravi, e dobbiamo essere preparati per provare a mantenere questo livello. Una partita come la dell'Arsenal, con un centrocampo tosto di qualità come il dell'Arsenal, è un centrocampo nostro che con l'aiuto di tutti i compagni l'hanno fatto bene. Credo che parliamo non solo del centrocampo, parliamo di 11 contro 11. Se noi abbiamo questa intensità, questo atteggiamento, credo che può andare bene. Questa è una squadra che lo ha fatto benissimo in Europa, la Champions, 12 punti, credo che non abbiamo nessuna discussione di questo, ma nel campionato l'ha fatto molto bene. Giocare la Champions al livello che noi abbiamo giocato, con le squadre che abbiamo giocato, alla stessa volta
essere dove siamo in campionato, credo che è molto molto positivo, dice molto del livello della squadra. Ancora dobbiamo essere, non so se si dice, più consistente, più costante, vincere più partite nel campionato, può darsi, ma credo che la strada è giusta e dobbiamo continuare così. Io aspetto vedere cose simili, chiaramente partite come la partita della Lazio, fare 4 reti in trasferta, abbiamo dimostrato questo carattere, questa intensità, e lo stesso abbiamo visto qui a casa in tante partite del campionato. Possiamo fare lo stesso con l'Inter e Cagliari, dobbiamo farlo e dobbiamo provare a farlo, e questa è un po' l'idea. Io credo che sì, che la squadra può farlo, ma dobbiamo vederlo dopo in campo. La Roma e l'Inter, perché giocavano una partita alla settimana, erano due squadre che potevano puntare al campionato, chiaramente. La Juve e il Milan, all'inizio quando parliamo, e la Fiorentina dovevano essere là, ma chiaramente Roma e Inter sono due squadre che devono puntare al campionato. Noi sappiamo per esperienza che non è lo stesso. La stessa volta ti dico che quando si giocano partite dopo 3 giorni, normalmente abbiamo un po' tempo di recupero, i giocatori arrivano meglio. Vediamo, chiaramente pensiamo che sì, che siamo a posto, e oggi la squadra sembrava che era a posto dal punto di vista fisico. Dobbiamo vedere domani l'intensità della partita e dopo come si gestisce questa partita. Tante partite che si corre meno e si gioca meglio, e tante partite che si corre di più e si gioca ancora peggio.